Direi di sì. Bene, questo mi serve, per la presentazione. Se ci siamo. Una questione di sicurezza sarebbe. Assolutamente. Mi presento da solo allora. Sono Dante Rosato, sono un agronomo. Faccio questo lavoro da oltre 40 anni, potrà sembrare strano. E adesso ci troviamo in questa circostanza per una questione di, diciamo, di conoscenze e di amicizie con il professor Pacchioli, che operiamo a 360 gradi un po' su tutte le colture, principalmente anche sull'olivo. Ci interessiamo di impianti tradizionali, impianti intensivi, super intensivi, di qualsiasi genere. Oggi ci troviamo in questa circostanza perché è stato chiesto di fare una prova dimostrativa per dimostrare appunto come si fa a tornare indietro con queste piante. Dal mio punto di vista guardo queste piante e già ho un'idea più o meno di quanto tempo mi ci vuole per tornare indietro, ammesso che ci torni io, perché se ci torna un'altra persona questo bisogna concordarlo. Questa è una pianta che per farla tornare in produzione ci vogliono almeno 3 o 4 anni, se non di più, perché non so, conosco l'ambiente, non so come reagisce la pianta, non so come viene concimata, se viene concimata, se viene trattata, un po' tutto quello che riguarda la tecnica. Tuttavia, se dovessi mettere le mani su questa pianta e fare una dimostrazione, vi faccio vedere come si fa senza spiegazione, poi magari passiamo alla spiegazione. Io in questa pianta devo scegliere 3 o 4 tagli importanti, più di tanto non ne posso fare. La vorrei fare direttamente e poi iniziamo la discussione. È un modo molto immediato per arrivare un po' al dunque. Ok? Altrimenti devo fare riferimento un po' a tutto quello che è stato detto stamattina, dando per scontato che sono tutti concetti che ormai sono sedimentati un po' nelle nostre conoscenze. Dovrei dire, devo scegliere la continuità di legno che ha ogni singola pianta, a ogni singola branca, devo vedere il futuro di questa pianta, ma sempre rapportata alla continuità anche della stessa mano. Perché se viene un altro molto più bravo di me che metterà le mani su questa pianta, deve fare lo stesso discorso. Per cui nel momento in cui mettiamo le mani su una pianta dobbiamo avere la certezza di dare continuità anche in quello che stiamo facendo. Non so se sono stato chiaro. Io adesso questa una pianta la faccio così come d'impatto, quello che farei facendo il lavoro da potatore. Ok? Posso? Poi carto. Prego. Eh beh, certo, adesso faccio il supporto, se no ti so cosa fare. Allora, questa è l'attrezzatura, non a caso è un'attrezzatura che uso da 15 anni. Da 15 anni, appena è uscita praticamente la batteria ad attacco multiplo, perché prima c'era un attrezzo ogni batteria, già sono costose di per sé, quindi figuriamoci all'epoca. Allora, io vado subito. Perfetto. Ok, per me la pianta è stata impostata, ok? Io ho fatto 4 tagli per fare la riforma di una pianta dove ho fatto la scelta della continuità di legno per ogni branca principale, meglio non ce n'erano, ok? Meglio di questa continuità non ce n'era, aspettando che la pianta possa rispondere per poi continuare la riforma. In ogni caso non è finita la pianta. Adesso ci sono delle piccole rifiniture che bisognerebbe fare, per dare la possibilità alla pianta che risponda nei punti a noi interessanti. Quindi vado a fare un discorso di questo genere. Adesso toglierò soltanto le cose più importanti. Eccola qua. Anche se la continuità sta su quelle, però per riaddrizzarlo dobbiamo fare questo lavoro. La continuità è quella. Non si allarga troppo, però questa va dentro.
Questo da troppo alto, ritorno. Ma purtroppo vedete qua c'è la difficoltà dove far rientrare la pianta, quindi considerando che la possiamo far rientrare lì, eccola qua. Allora, andiamo qui. Benissimo, questi succhioni io posso lasciarli per il momento perché non impensieriscono quella che sarà la reazione della pianta, ok? E in ogni caso ci posso sempre tornare. L'impostazione policonica, si vede l'impostazione policonica? Tre o quattro assi su cui noi orientiamo la pianta per far questi tagli che ho fatto successivamente, sono serviti per dare alla pianta la possibilità di ricacciare sotto, perché io devo riportare la vegetazione in questa zona, ok? La pianta si è spogliata, qui non ci tornerà mai se noi non facciamo questo lavoro. Tutte le relazioni che sono state fatte stamattina dal professor Lodolini diceva esattamente questo: devo individuare l'asse che sarà la continuità della pianta. Per asse noi intendiamo questo, forse qui si vede, vedete? Mano male che sale il legno, io cerco di trovare la continuità, e la continuità spesso la trovo nella parte più alta. La continuità sta qui, vedete? La continuità di questo legno, mano male che sale, si restringe. Quindi questa è la continuità, quella che comanda è questa cima qui. Ma non mi metto a fare il discorso del giberellina così, che non serve, serve soltanto far capire che là sopra c'è il comando, come c'è in quella cima. Questi tagli mi consentono di rivestire la pianta. Una domanda così basica. Prego. La continuità è la strada più dritta, semplificando, che va verso l'alto. Sì, in un certo senso la possibilità. Perché là ci sono due possibilità, sì, volendo. Sì, infatti se io voglio stimolare ancora di più quel discorso, grazie della domanda, devo togliere quel che sta in mezzo. Però se quella lì io voglio dare una piccola continuità per continuare a produrre, perché questa è un po' l'esasperazione che faccio, normalmente non lo faccio questo. Vado in modo molto più graduale. Ci lascio più roba perché la pianta la faccio continuare a produrre senza creare questo disastro. Perché se non torna la stessa visione a potare, creiamo un disastro. Quindi io quella lì giustamente la devo togliere se voglio stimolare ancora di più il ricaccio in questa zona, altrimenti ci sono due cime, tirano tutte e due, si fanno la competizione e sotto non ritorna niente. Quindi grazie della domanda, perché questo serve per, quindi posso andare anche in questa nostra zona, bene? Però così la pianta adesso l'abbiamo proprio. Non produce. Diciamo che questi tagli sono serviti per restituire la vegetazione in questa zona. Se io taglio pure i succhioni adesso, praticamente faccio un errore. Vediamo, mettiamolo pure in discussione, tanto vedo che mi trovo con persone che bene o male fanno lo stesso lavoro. Quindi io devo togliere soltanto i succhioni di diametro molto grosso. Quelli piccoli mi danno la possibilità di contenere la linfa che vada verso l'alto. Quindi avrò paradossalmente in questo modo meno ricaccio di succhioni. Anche perché un discorso che non abbiamo fatto come premessa, ma lo possiamo fare adesso, noi teniamo un equilibrio tra foglie e radici. La pianta se è in equilibrio, adesso questa che non abbiamo tagliato sta in equilibrio, quella che ho con queste radici. Se hanno accumulato le riserve per quel quantitativo di foglie e io tolgo quelle foglie e quelle sostanze da qualche parte andranno. Dove andranno? Andranno probabilmente nella direzione sbagliata, mi faranno altrettante succhioni. Ecco perché dico normalmente taglio di meno, poi qualche altra pianta la facciamo in modo diverso. Questa qui è da esempio. Quando faccio questo lavoro, se avete notato, io con tre o quattro tagli ho ridato l'impostazione bene o male alla pianta, non sarà quella definitiva, però un indirizzo c'è, anche perché da questa parte teniamo un angolo molto aperto, sono quasi 180 gradi, dall'altra parte un po' più stretto, però più di tanto non potevamo fare. Quindi dobbiamo fare questo piccolo sacrificio. Quando comincio a riavere, qui ho fatto un taglio leggermente più rialzato perché ho stimolato questa zona a tirare fuori qualche piccolo succhione, che non sarà tanto succhione ma sarà più in cerchio una femminella, che potrebbe essere anche un piccolo ramo secondario che mi riveste questa zona. Ok?
Quindi questa roba io riservo di lasciarla. Ma perché la era vecchio questo, altrimenti togli sta roba. Come? Una potatura normale annuale, tutto questo tolgo. Sì, questa la tolgo anche perché praticamente questo è più di un zucchione. Non ha gemmia frutto. Nello stesso tempo si è spogliato, quindi il futuro di questo cresce ancora. Perché devo investire energie per non avere niente in cambio? Ce l'ho lì soltanto perché mi protegge il tronco, non me lo fa escoriare ancora di più perché viene, si ombreggia e quindi non c'è sole diretto su questa parte dorsale del tronco e quindi lo protegge. Quando voglio le posso tagliare. Quindi vedete quante possibilità ho. Quindi devo lavorare con l'energia della pianta. In estate vengo, se queste continuano a crescere e mi danno problemi, le comincio a tagliare. Il lavoro che devo fare è di riprodurre queste cosiddette femminelle. Tanto più ne sono, tanto meglio è. A me non serve per la produzione, serve per evitare che la linfa spinga ancora più in alto. Senti, non mi vergogno a chiedere questo, se lo sa, la differenza tra succhione e femminella. Il succhione e femminella si vede a occhio e poi diciamo anche... Ma anche concettualmente non lo so. Sì, allora... No, no, dico, questo qui è un zucchione, ha tutte le caratteristiche del zucchione perché si è spogliato nella parte basale, non ha foglie, quindi ha una spinta vegetativa, non si riproduce ma praticamente fa legno, ok? Questo qui è stato l'inizio di questo che in una forma ancora più esasperata, questo è un zucchione, sta in una situazione privilegiata e dritto, c'ha qualche femminella che porta i frutti, quindi quello lì non mi impensierisce più di tanto, anzi sicuramente è una soluzione dove l'anno prossimo io posso ritirare la pianta in piedi. Il taglio programmato per l'anno prossimo potrebbe essere giustamente questo, vedete? E gli ridò anche una continuità e una linearità. La femminella non è altro che, magari sulla parte tagliata si vede, tutti questi rametti che hanno prodotto gemmi a fiore. E quindi, sì, ma lo è anche questa che non ha prodotto niente, però allo stesso tempo, vedete dove è nata? È nata alla base del taglio, per cui ha contribuito alla cicatrizzazione e tanto più alto questo numero di germogli, tanto meno presente il famoso succhione. Quindi io non faccio altro che andare a riprodurre una quantità di foglie su una base non dispendiosa per la pianta. Cioè, cerco di fare meno legno. Sì. Io devo fare poco legno. L'energia la devo trasformare in energie, devo fare le olive, quindi devo riprodurre rami da frutto. Mi prendo la responsabilità di dire ci torno, perché il punto debole è questa zona qui, dove tutti quanti pensiamo che chissà dove andranno. Chi è esperto sa che questa roba ormai non andrà più da nessuna parte, perché tutto al più nascerà la competizione tra di loro e non spingeranno più tanto verso l'alto. Nello stesso tempo esercitano quella protezione del legno e allo stesso tempo mandano quelle fuori, ok? Quando voglio le posso sempre tagliare, se le taglio non ce le posso rimettere e quindi conservo un quantitativo di foglie che rispetto a quello che ho tagliato. Qui sono andate veramente oltre perché è a livello dimostrativo, però potare una pianta così per riportarla indietro con 2-3 minuti si fa, quindi il costo è relativo per chi lo fa. Però bisogna dare questo tipo di impostazione. Se vi mettete dove state, questa ha una buona continuità di legno. Mano a mano che sale si restringe e se è vero questo, dal punto di vista del principio dei vasi comunicanti, tanto più si sfila, tanto più si ferma. Questa pianta l'abbiamo detto, tutti fermi adesso. Non lo so se con un altro linguaggio, non vorrei usare il linguaggio tecnico, voglio usare quello immediato. Cioè nel senso che questa è una pianta a cui abbiamo ridato una continuità di legno e una linearità che ci consente di rivestirla in questa zona, ok? Io devo riportare la vegetazione in questa zona, non devo, perché vedete, ormai sono andato troppo oltre, la pianta è andata troppo oltre, per riportarla indietro, sopra la vostra testa c'è un esempio, questi sono... Chi fa potatura questi tagli non lo dovrebbe mai fare. Vedete che cosa succede un taglio del genere? Vedete? Non ha riprodotto niente, ha riprodotto una sola cosa. Ha riprodotto praticamente il secco. Quindi questi sono forse quegli esempi che bisogna prendere in considerazione. Tagli così non se ne fanno.
c'è sempre il taglio di ritorno. Il taglio di ritorno significa una sola cosa: taglio per tornare indietro. Il taglio di ritorno per tornare indietro probabilmente in questa zona era questa, che tutti i rami laterali su ogni tipo di potatura sono da evitare, su tutti i frutti. Ok? I rami orizzontali, si diceva anche stamattina nelle relazioni, tirano fuori i succhioni e danno luogo a una situazione che sicuramente, insomma, non è conveniente. Ma su tutti i frutti, non solo sull'olivo. Sull'olivo è un po' più difficile, perché l'olivo è una pianta basitona, cioè che significa che se io tolgo la continuità della cima, riparto la sottobranca con diametro maggiore. Siccome qui la sottobranca con diametro maggiore è questa, e questa è stata lasciata, se si vuole fare, vuole far tornare indietro la pianta, il taglio da fare era questo e questo qui, per avere la continuità. Vedete? Se io taglio qui e taglio pure questo, comincia a ridare una continuità. Ma questa è già è messa male, perché? Perché la dicotomia nasce qui. Quindi dobbiamo studiare come intervenire su questa pianta. Tant'è vero che la pianta da sola, senza l'intervento di nessuno, ci ha pensato da sola, si è rifatta la cima, la vedete? Quindi probabilmente per riportare indietro la pianta io dovrei tagliare qui. Però questo è un diametro che è troppo piccolo rispetto al ramo principale. E quindi devo fare una vera e propria riforma, un po' come ho fatto lì. Quindi io devo essere in grado di intercettare dove va la pianta. Però ci abbiamo pure quest'altra. Vedete quanto è difficile? E fa una scelta. Sì. O questo o quello. Però qual è la continuità? Devi girare tutta la pianta. Dai la continuità su 3 o 4 branche? Cioè scegli 3 o 4 branche su questa pianta? E quindi devi avere le idee chiare. La prima cosa che si fa è si gira la pianta. Sì. Si gira la pianta e vedere qual è la situazione migliore. Chiaramente. Sì? Per non sbilanciarla, sì, io devo cercare qual è l'equilibrio migliore. Esatto. O il meno peggio, via.